L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sul sistema di protezione. Colleghi, non è finita la seduta, come avete capito. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ricordo che nella seduta del 21 aprile si è conclusa la discussione ed è stata presentata la risoluzione Bindi, Mattiello, Duva, Naccarato e Sarti numero 6/124, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole. Avverto che la risoluzione Bindi, Mattiello, Duva, Naccarato e Sarti numero 6/124 è stata sottoscritta dalla deputata Garavini. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Fava, che ha 2 minuti, onorevole. Prego, a lei la parola. Anche più breve, signora Presidente, per esprimere il mio sostegno pieno a una legge che finalmente ha una legge, una proposta di intervento che pone fine a una contraddizione che si è protratta per molto tempo, per molti anni. Noi abbiamo provato ad estendere la legislazione sui testimoni di giustizia, sui testimoni di giustizia ai collaboratori di giustizia, creando una sovrapposizione, una simmetria che nella realtà, nel contributo, nella qualità specifica di questo contributo è totalmente inesistente. I testimoni di giustizia non sono un modello di eroismo, sono una risorsa di collaborazione civile formidabile di cui questo Paese ha bisogno. Pensiamo ai risultati straordinari nella lotta contro il racket grazie al contributo civile non eroico che è stato dato attraverso le associazioni anti-racket da migliaia di cittadini in Italia. Serve uno sguardo e uno sguardo normativo, legislativo, che di questi testimoni di giustizia si prenda finalmente cura. Ecco la ragione di una relazione che il collega Mattiello ha curato, che è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Antimafia, che vuole che finalmente su questi testimoni di giustizia vi sia un punto fermo sul piano normativo, una legge ad hoc che restituisca loro anche la certezza dei tempi di restituzione ad una normalità e ad una libertà alla quale hanno pieno diritto, soprattutto per la qualità del contributo che hanno offerto alla giustizia del Paese. Grazie. Grazie onorevole Fava. È iscritto a parlare il deputato Nastri. Prego onorevole, ha 6 minuti. Presidente, i testimoni di giustizia sono persone che hanno assistito, addirittura sono state vittime di crimini e che scelgono di denunciarli e di sostenere le autorità nelle indagini. Spesso la loro testimonianza risulta decisiva, consentendo l'individuazione dei colpevoli e la successiva condanna penale. Queste persone, che non vanno confuse in alcun modo con i cosiddetti pentiti, rendono importanti servizi alla comunità, promuovendo la sicurezza delle società e dei singoli. Il loro status giuridico nel nostro ordinamento è regolato dalla legge 13 febbraio 2001, numero 45, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del testimone di giustizia, stabilendo una formale e netta distinzione tra collaboratore e testimone di giustizia e ha indicato i requisiti per il conseguimento di tale status. Ai sensi della legge, lo status di testimone di giustizia è riconosciuto a coloro che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi, in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente